Molino Casillo da marzo di quest'anno è diventata una società benefit. E cosa vuol dire? Vuol dire che le finalità dell'azienda non sono solamente quelle di lucro, ma sono anche quelle di beneficio comune, che vuol dire migliorare la vita delle persone, stare vicino all'ambiente. In quest'ottica, sposando tanti progetti per l'ambiente, abbiamo ipotizzato di adottare, diciamo questa parola, il parco del Cicibizzo, che sono un grosso bosco di 150 ettari, molto vicino alla nostra azienda Molitoria, per fare delle opere di manutenzione, di silvicoltura, ma anche per renderlo fruibile al pubblico con iniziative sportive, ricreative. Chiaramente questa iniziativa nostra privata va di pari passo anche con delle autorizzazioni e quindi prima di iniziare questo processo abbiamo pensato di condividere questo progetto con le istituzioni per coinvolgerli, per sensibilizzarli, per ridurre un po' tutti i tempi burocratici che ci sono per avere le autorizzazioni ambientali, in maniera tale che si fa un sistema pubblico-privato, per questo il titolo di questo incontro è partenariato pubblico-privato, per arrivare all'obiettivo. L'idea è quella che l'azienda, ripeto, oltre ad avere la finalità del profitto, deve avere anche una finalità sociale, ambientale per il benessere delle persone, delle comunità circostanti. Perché io ritengo che ogni imprenditore, ognuno ovviamente per le proprie possibilità, se ha ricevuto dalla società, fa profitti, deve anche ricambiare. Proprio in questo momento che c'è una crisi sociale per tutti i motivi che conosciamo, io penso che ogni azienda, anche nel suo piccolo, può dare qualcosa, ma anche piccole cose, segnali, per creare un clima sociale più disteso, evitare episodi di invidia sociale, tante cose che noi vediamo e quindi sperare che avere delle belle notizie virtuose, esempi positivi che riconciliano un po' tutta l'anima di noi cittadini. Le forme di collaborazione sono diverse. Col gruppo Casillo abbiamo una convenzione all'interno di un progetto chiamato Agritech, che è il PNRR per l'università, per la valorizzazione delle aree interne, in particolare le aree forestali. Partendo da una migliore conoscenza del patrimonio che è disponibile, possiamo pensare a una valorizzazione che non sia solamente una valorizzazione dal punto di vista forestale in senso stretto, ma una valorizzazione del paesaggio, quindi una valorizzazione culturale, una valorizzazione dei servizi ricreativi e anche una valorizzazione per quello che è il benessere delle popolazioni che gravitano sull'area metropolitana barese.